Sono Irene Ghisio. Sono Simona Panessa e rappresentiamo l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Lagrangia di Vercelli. Gli avvenimenti di questi ultimi mesi hanno spinto gli studenti del nostro istituto a riflettere su quanto sia fragile la libertà e a quanto poco valore le conferiamo. Per questo motivo, in vista dell'anniversario del 25 aprile, giornata della liberazione, e del 2 giugno, festa della Repubblica, abbiamo deciso di ridare voce attraverso dei brevi video alle lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana. Il progetto è in collaborazione con l'AMPI di Vercelli, sezione Anna Marengo, e i video delle classi che hanno aderito all'iniziativa verranno pubblicati ogni lunedì in un arco di tempo che va dal 25 aprile al 2 giugno. Questa iniziativa è volta a far comprendere meglio la nostra storia e il valore della libertà a tutti noi studenti. Pensiamo inoltre che la lettura delle ultime parole di giovani che, come noi, credono nella libertà e nella giustizia e che hanno dato la vita per la nostra democrazia ci possa rendere cittadini più responsabili e attivi. La nostra Repubblica è nata grazie al contributo di giovani come Luigi Ciol, nome di battaglia a resistere, nato il 4 ottobre del 1925 in provincia di Venezia, caposquadra della Brigata Iberati, arrestato e condannato a morte all'età di soli 19 anni. Nella sua ultima lettera alla famiglia scrisse: «Un'idea è un'idea e nessuno la rompe, a morte il fascismo e vive la libertà dei popoli».